La parola ai presidenti di commissione. Recording in progress. Allora, buonasera a tutti, do il benvenuto ai componenti quindi delle due commissioni, prima e terza, che sono riuniti in seduta congiunta. Allora, la seduta inizia alle 17:59 e si può cominciare, sì, con l'appello. Inizio a chiamare i componenti della Commissione 1. Francesca Peccianti. Presente. Masi Leonardo. Presente. Jacopo Periti. Presente. Raffaele Donati. Presente. Manilo Baggiani. Presente. Roberto Iallorenzi. Presente. Marco Del Turco. Presente. Giulia Terreni. Poggianti Andrea. Jacopo Maccari, presente. Simone Campinoti. Allora chiamo la commissione 3. Allora, Jacopo Maccari, presente. Giulia Terreni, Daniele Giannoni, presente. Sofia Sostegni, Raffaele Donati, presente. Manilo Baggiani, presente. Chiavacci Gabriele, non Sabrina Sciolli, Cosimo Carriero, gli invitati permanenti Rovai Viola, Marco Di Cuio, allora, in presenza la dottoressa Marina Rossi per l'ufficio scuola e collegata l'assessore alla scuola Maria Grazia Pasqualetti. Allora, è sparita l'assessore. Allora, diamo la parola all'assessore Pasqualetti che ci illustra la proposta di delibera all'ordine del giorno, che è appunto la concessione della cittadinanza onoraria ai figli di cittadini stranieri che frequentano gli istituti scolastici del Comune di Empoli. Prego. Sì, dunque, siccome da parte del governo c'è stata un po' di indietro sullo Ius Scuola, abbiamo pensato come Comune di Empoli di dare la cittadinanza onoraria con una cerimonia annuale a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie che hanno fatto un percorso di scuola di 5 anni da noi. E tutti gli anni verrà fatta una giornata di festa dove il comune consegnerà ai ragazzi un attestato con la cittadinanza onoraria. Vogliamo dare un segnale su quello che il comune di Empoli pensa e vuole attuare in futuro. Credo che di aver detto tutto. E poi quando presenteremo questa delibera ve la illustreremo meglio, ma è questo quello che vogliamo fare come Comune di Empoli. Allora, io chiedo quindi se ci sono domande da fare all'assessore o interventi. Sì, allora lascio la parola al consigliere Sciolli. Sì, buonasera. Grazie. No. Sì. No. Volevo chiedere 5 anni di scuola obbligatoria, cioè, oppure un percorso di studi anche per, mi vengono in mente ragazzi che sono ospiti e che stanno aspettando appunto la cittadinanza. Cioè, a chi è rivolta? Bene, molto positiva questa. Allora, noi abbiamo monitorato praticamente la scuola primaria e la scuola secondaria. Non abbiamo dati sulle superiori e sulla scuola dell'infanzia. Comunque sono circa 470 ragazzi che frequentano la nostra scuola e se fanno un percorso scolastico
per lo meno di 5 anni, poi vediamo, si può anche decidere di meno, però in questo momento abbiamo pensato 5 anni e possono essere anche a cavallo tra la primaria e le medie, diciamo, e la secondaria. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, ti ringrazio. Ora pensavo a... Quindi un percorso di scuola obbligatorio, cioè chi è già iscritto, vabbè, primaria e secondaria, sei tu. Certo, certo. Grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole intervenire sull'argomento? Sì, può fare un intervento, sì. Lascio la parola al consigliere Carriero. Prova. Allora, noi come Fratelli d'Italia abbiamo letto la proposta di delibera che è arrivata, onestamente non ci troviamo molto d'accordo, la riteniamo anzi una proposta abbastanza strumentale da parte dell'amministrazione a capo, diciamo, del Partito Democratico, in quanto non vediamo in questa proposta, diciamo, un passo significativo per l'integrazione dei ragazzi stranieri, anche perché comunque nell'ordinamento giuridico italiano la cittadinanza onoraria non rientra e quindi sinceramente non la vediamo come un qualcosa di veramente utile all'integrazione dei ragazzi stranieri. La questione della cittadinanza è già riconosciuta dall'ordinamento secondo regole che comunque hanno garantito fino ad oggi di essere italiani a coloro che, diciamo, si sono integrati realmente e non rappresentano un pericolo per il nostro paese. Questa, diciamo, è la posizione del mio partito su questo. Grazie. Allora, fino ad oggi veniva riconosciuta la ius sangue da due, cioè i ragazzi nati da due cittadini già che avevano cittadinanza italiana potevano avere praticamente la cittadinanza, potevano richiedere il percorso per avere la cittadinanza italiana. Noi vorremmo dare un segnale, poi so bene che la cittadinanza onoraria è solo una cosa che non è a livello legale, non rappresenta nulla, però è un segnale che noi come comune vorremmo dare di apertura verso un percorso, speriamo più presto possibile, che porti questi ragazzi ad avere una cittadinanza italiana, perché risiedono da noi senza fare ulteriori passi e spendere molti soldi per ottenere una cittadinanza che secondo me gli spetterebbe di diritto. Altri interventi? Quindi se non ci sono altri interventi o domande, si può ritenere chiusa la seduta congiunta sull'argomento alle 18:07. A questo punto prosegue la terza commissione. Vi saluto e farò partecipare adesso l'assessore Mannucci. Grazie, grazie assessore. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera, io vi saluto e proseguite.
Recording stopped. Recording in progress. Buonasera a tutti, si apre la riunione della terza commissione con oggetto di discussione la palestra sociale come progetto di accessibilità, di integrazione della cittadinanza ai servizi di educazione fisica e di sport. La seduta si apre alle 18:11. E si può proseguire con l'appello. Maccari, Terreni, Giannoni, Sofia Sostegni, Raffaele Donati, Manilo Baggiani, Chiavacci Gabriele, Sabrina Ciolli e Cosimo Carriero. È presente anche online l'assessora Laura Mannucci. Buonasera. Ah, ho fatto l'appello solo della commissione. Allora, e Jacopo Peridis. E allora, abbiamo quattro relatori. La commissione 1 è terminata prima del previsto, la convocazione degli altri relatori insomma era concordata in orario di all'incirca delle 6:30. La dottoressa Poggi comunque è disponibile a partire. Do la parola a lei su quella che ci può esporre, quella che è la sua realtà, la sua esperienza e tutto quello che ci può insomma influenzare e mettere a conoscenza delle prospettive di un sviluppo di un progetto di palestra sociale sul territorio. Sì, buonasera a tutti. Allora, faccio una piccola e breve premessa. Sono presidente della WISP, Comitato Empolese Valdelsa. È un'associazione di promozione sociale e quindi diciamo che principalmente viene fatto e organizzato sport, ma l'ambito sociale è l'ambito nel quale ci muoviamo quotidianamente, quindi ogni anno facciamo dei progetti sociali all'interno dell'associazione. Quando ho letto la convocazione mi sono chiesta che cosa potesse essere di interesse per la Commissione portare un'esperienza che può essere quella del territorio e dell'associazione che viviamo.
Posso darvi una piccola immagine fotografica di quello che è il comitato. Noi dopo la pandemia abbiamo avuto un ritorno alle iscrizioni e al tesseramento, tuttavia siamo lontani dai numeri del 2019, quindi che possiamo registrare una sedentarietà non indifferente, perché sebbene sia tutto ritornato normalmente, nei nostri settori registriamo una flessione importante di tesseramento. Una flessione che l'ho anche rappresentata a un convegno la scorsa settimana, e ho portato i dati anche dentro la suddivisione delle fasce di età della popolazione che accede ai nostri servizi. Principalmente vi potrei anche far vedere questo schemino perché rende molto bene l'idea. La prima grafico sono le donne, il secondo grafico sono gli uomini. Abbiamo probabilmente per la nostra tipologia le ragazze tra fino ai 20 anni tantissimo tesserate con noi, ma perché la WISP sul territorio ha tantissimo sviluppo sulla ginnastica artistica e sulla pallavolo, quindi che il dato è comunque registrato sull'attività della nostra associazione, non va letto su tutto lo sport empolese ovviamente, quindi questo è un dato probabilmente un pochino, è l'unico dato un pochino non veritiero. Poi per il resto gli altri dati sono invece i tesserati per fasce di età 20-40, 40-60 e oltre 63, e c'è un'inversione per cui le donne e gli uomini sono principalmente invertiti, cioè nella fascia della popolazione centrale molte meno donne fanno sport e molti più uomini fanno sport, e questo è un dato che è registrato ormai da diverso tempo. Per quanto riguarda il sociale, la WISP gestisce il palazzetto dello sport, il Palaramini, e lo fa con tariffe che sono approvate da questo Consiglio Comunale, o comunque sia dal Comune di Empoli, forse con la Giunta, sono tariffe piuttosto basse, che consentono a tutti i cittadini che vogliono fare sport in un modo anche aggregato e privato di potervi accedere. Dallo scorso anno abbiamo messo a disposizione un'app che si scarica gratuitamente e consente, nell'arco di una disponibilità di una settimana, di prenotare degli spazi per giocare a pallavolo, a basket, se si trova la disponibilità. Vi dico che la palestra centrale del palazzetto in orario massimo, quindi la domenica, costa 25 euro l'ora, quindi è un dato piuttosto accessibile se si pensa a una partita di basket che può durare 2 ore, 50 euro rispetto a tutti i giocatori viene pochissimo come accesso, con la possibilità poi di fare le docce, di accedere normalmente, così come il tennis viene frequentato e sono 10 euro l'ora, un doppio sono 5 euro a persona, e quindi o il calcetto, comunque c'è la possibilità di fare queste prenotazioni per tutti coloro che vogliono venire a fare sport al palazzetto. Ci sono dei privati che ogni anno prenotano in modo strutturato alcuni spazi, una squadra di basket di ragazzi filippini che tutti i sabati mattina per tutto l'anno viene a fare sport, e una coppia di tennis tutto l'anno e una squadra di calcio a 5. Dico questo perché si dà la possibilità a chi vuole trovare sempre lo spazio di organizzarsi. Ha il lato positivo di trovare sempre lo spazio, il lato negativo è che anche se si paga volta a volta, se poi non ci si presenta, avendolo prenotato e tenuto occupato, viene comunque richiesto il pagamento per anche consentire poi a tutti, se no sarebbe sempre occupato. Per quanto riguarda invece, e questa era una piccola digressione, invece la parte più di palestra, l'associazione ha corsi
principalmente di AFA, sono circa 1063, leggo, lo scorso anno i cittadini che hanno fatto AFA, non solo a Empoli però, Empolese Valdelsa, ma prevalentemente Empolese, quindi Empoli, Vinci, Montelupo. E sono suddivise per fascia d'età 870 donne e 193 uomini. Li ho portati anche differenziati sull'età, perché si vede che l'età più frequentata è tra i 70 e i 79 di donne principalmente, perché uomini sono una piccola parte. I nostri corsi si accede attraverso il percorso con l'ASL di AFA e hanno un costo di 25 euro mensili per due volte la settimana, 30 euro mensili per tre volte la settimana, quindi sono, diciamo, anche non alti come costi, ma in media comunque rispetto all'Empolese Valdelsa, perché comunque l'ASL fissa il tetto massimo di costo dei corsi. Mentre per quanto riguarda il fitness abbiamo delle realtà un pochino più contenute, perché abbiamo 5 corsi fitness che si svolgono al palazzetto o in circoli arci, perché tantissima attività della WISP viene svolta all'interno dei circoli arci per consentire alle persone di fare attività sportiva vicino a casa, oppure alla palestra Busoni, oppure, come ho detto, al Palaramini, perché è comunque importante pensare alla socialità delle persone, e molto spesso all'interno dei corsi ci sono proprio vicini di casa che vengono a fare ginnastica, quindi si sviluppa anche molto la conoscenza, oltre che fare attività fisica, e come sappiamo è importante perché previene tantissime malattie, certificato da uno studio recente dell'Ocse, che per ogni euro speso in sport ne ritornano circa 5 euro di risparmio nel sistema nazionale, servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda invece i bambini, abbiamo attività con i bambini al Palaramini, due corsi, e sono frequentati a Tutto Sport, è il corso che va, abbiamo iscritti dal 2014 al 2019 come fascia d'età. Abbiamo attualmente 35 bambini iscritti, 18 maschi e 17 femmine. Hanno anch'essi un prezzo di 30 euro due volte al mese e 20 euro una volta al mese. E si dà la possibilità ai bambini di provare tutti gli sport per sviluppare anche quello che è il piacere personale di fare sport, al di là di quello che invece spesso è il consiglio dei genitori, no? Quindi in questi corsi si riesce a fare un ventaglio degli sport, sport individuale, sport di squadra, sport con la palla, sport senza, fermi, di corsa, quindi viene in tutto l'anno fatto una panoramica di tutti gli sport. Mentre ne abbiamo un altro per i più piccolini, che attualmente ha bimbi dal 2018-2020, quindi proprio sono i piccolissimi, si chiama Crescere in Movimento. Abbiamo attualmente 57 bimbi iscritti, sono 38 maschi e 19 femmine. Chiudo questa carrellata molto rapida sui centri estivi e centri invernali. Diamo la possibilità alle famiglie che hanno difficoltà ovviamente nel periodo lungo estivo, ma anche nel periodo invernale, di poter lasciare i loro ragazzi in centri. Anche lì sono centri dove facciamo sport e facciamo provare tutti gli sport, perché entrambi questi corsi, sia estivo che invernale, richiedono il certificato medico e non agonistico, e facciamo provare tutti gli sport. Abbiamo avuto lo scorso anno, questo non è ancora il dato annuale, 408 iscritti, bambini che poi fanno anche più settimane all'interno del periodo estivo, e 15 famiglie hanno utilizzato il servizio dei centri invernali. Io non ho altro da dire, se non domande, a rispondere se avete curiosità. Io ringrazio la dottoressa Poggi per l'attività che svolge, che è molto vicina a quello che è l'idea della palestra sociale che è in oggetto, e chiedo se ci sono interventi.
Consigliere Periti, a te la parola. Sì, grazie. Volevo chiedere, siccome mi è sembrato che non fosse detto, se c'è sempre, cosa che secondo me è un fiore all'occhiello, il servizio di attività per la fibromialgia. Avevamo un corso per la fibromialgia, prima della pandemia aveva accesso, quindi lo facevamo, adesso viene gestito dal regionale e esiste ancora un corso ma non a Empoli perché non c'erano utenti. Abbiamo tre tipi di corso AFA, A, B e C, a seconda della patologia che si cerca comunque sia di prevenire o comunque sia di andare a intervenire. La più grave è la C, che ed è attiva a Empoli, facciamo per malati di Parkinson e malattie neurologiche, ecco. Altri interventi? Sì, Masi, prego. Sì, ne approfitto visto che diciamo, la commissione è iniziata un po' prima e ci è stato spiegato. Sicuramente la WISP fa un lavoro importante su il territorio e bene insomma che esista questa realtà. Però, visto che ci siamo, ci sono dei problemi, nel senso raccontava del palazzetto del Pallaramini e diciamo delle prenotazioni. C'è un problema di spazio, nel senso l'evasione delle richieste degli spazi sono in qualche modo garantite a tutti, o almeno c'è un tempo congruo rispetto alla richiesta, o capita, questo per capire diciamo se c'è una mancanza sul territorio rispetto alla domanda, ecco. Allora, la risposta è facile in un certo senso, perché la mancanza di spazio posso rispondere solo per quello che è la gestione che abbiamo direttamente devo dire che le società sportive ogni anno fanno attività nel palazzetto da anno in anno prenotano gli spazi, quindi è difficile capire c'è necessità maggiore, perché non è al momento è pieno il palazzetto, quindi, ma non ho conoscenza di ulteriori domande, perché è anche probabilmente diciamo, diffuso questo sistema di prenotazione, quindi diciamo che ogni società sportiva che afferisce il palazzetto continua a farla di anno in anno. Se ci sono nuovi, al momento non so dire. Sicuramente tutti gli spazi del palazzetto sono pieni. Quello che è in prenotazione sono gli spazi che possono essere utilizzati. Faccio un esempio: al palazzetto ci sono 9 possibilità di affitto in contemporanea. Spesso il sabato e la domenica o anche la sera sul tardi ci sono delle attività che sono utilizzate, per esempio, non so, l'hockey la domenica ha il suo campionato, il suo spazio occupato, e probabilmente potrebbe esserci la palestra centrale che è vuota perché non ha attività. Quindi abbiamo messo in circolo con questa app la possibilità per i cittadini, ma anche per le squadre, per chi volesse, di prenotare gli spazi che sono attualmente liberi nell'arco della settimana, e devo dire c'è spazio, quindi c'è la possibilità di prenotare i campi da tennis, i campi da basket e anche la palestra. Sicuramente se la domanda era ci sono possibilità di dare spazi nei periodi nel pomeriggio, per dire, a ulteriori no. Altri interventi? Sì, prego, Ciolli. Ecco, mi ricollego alla domanda del consigliere Masi sul discorso dell'app. Quindi riuscite ad avere tramite l'app quante domande vengono fatte, quindi evase tot, non evase tot, cioè quante persone chiedono il sabato mattina piuttosto che la fascia oraria dalle 21 alle 23, immagino, perché se sono adulti che lavorano. Cioè, magari ci sono spazi liberi la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Mi chiedevo se tramite le richieste che arrivano sull'app e soddisfare o meno le domande,
esiste una sorta di rendiconto che fa capire qual è la richiesta e qual è il bisogno eventualmente di nuovi spazi in orari diversi, perché magari è vero che alla fine dell'anno risulta che uno spazio è sempre vuoto, magari è vuoto dalle 9 alle 10 la mattina, ed è chiaro abbastanza, insomma, che è sempre vuoto, perché se chi vuole giocare a calcetto magari, ed è un adulto, in quella fascia oraria lavora. Spero di aver posto bene la domanda. Sì. Allora, l'app devo dire che è pochissimo che l'abbiamo attivata, quindi probabilmente un anno, forse nemmeno, e stiamo cercando di diffonderla, perché è un'occasione per tutti, perché consente di decidere ora di andare tra 2 ore a giocare a tennis, pagare il campo, trovare libero, per fare un esempio. Quindi sono registrati 240 utenti e l'età media degli utenti è di 36 anni, quindi diciamo che ha un accesso piuttosto giovanile come accesso, però funziona in modo che noi, un responsabile insomma del palazzetto, carica il lunedì mattina tutte le disponibilità della settimana, quindi via via che viene fatta una prenotazione quella disponibilità viene meno, per cui la cosa che posso dire è che su quello che noi carichiamo rimane della disponibilità, quindi c'è possibilità trovando il modo di fare sport. Non riusciamo e quindi rispondo alla domanda, a capire il non evaso, perché l'utente che trova lo spazio chiuso non fa domanda, e quindi non riesco a capire se non ha trovato o se non c'era richiesta. Quindi da questo punto di vista, per come è costruita questa app, non c'è modo di saperlo al momento. So che non è totalmente utilizzato lo spazio, soprattutto il sabato e la domenica. Prego. L'età media 36 anni, cioè o sono gli utenti che hanno 36 anni, ma se l'età media è 36 vuol dire che dentro ci sono bambini e ottantenni, nel senso, quindi bene che venga utilizzata da una popolazione che varia da 7 a 80 anni. Detto questo, scusami, gli utenti sono solo maggiorenni, non possono essere minorenni, perché la registrazione si fa sull'app e si deve essere maggiorenni. Si deve attaccare una carta di credito, eccetera, per cui l'età media è 36 anni. No, ma è per curiosità. L'età media degli iscritti è 36 anni, ma sono molto ravvicinati, perché comunque si parte dai 18, quindi No, ma non era questo il punto. La domanda è, anche le società, per esempio la società di pallavolo che ha le partite programmate, deve prenotare lo spazio del palazzetto sull'app? Questa cosa non l'ho capita, ma no, mi è sfuggita. No, allora le società sportive hanno il loro canale a inizio anno sportivo. L'app l'abbiamo creata e voluta proprio per rendere ai privati, ai cittadini, una facilità di accesso. E è stata proprio pensata per rendere più facile, fruibile e riempire di più, e quindi offrire uno spazio sportivo a, non so, un gruppo di ragazzi che vuole giocare a pallavolo o a basket o a tennis, per poterlo fare e organizzarsi nell'arco di un pomeriggio, ecco, senza stare a telefonare. Quindi magari si è tutti insieme, si decide, si guarda sull'app se c'è posto si prenota e si va, ecco. Ci sono altri interventi? Sì, prego. Allora, okay. Durante appunto l'esposizione dei dati ho sentito dei corsi appunto organizzati o per una fascia di età molto elevata o appunto per i bambini, però mi pare manchi la fascia adolescenziale e giovanile, dove appunto tutti i tesserati non sono tesserati direttamente alla WISP, perché ci sono dei corsi apposta per la mia quelli della mia età, diciamo, ma sono tutti tesserati perché magari per partecipare ai tornei, almeno per quanto riguarda la pallavolo, mi ricordo che uno va in una società e poi si tessera a WISP per partecipare al torneo. Quindi esistono o comunque saranno pensati in futuro dei corsi appunto
con un costo ridotto come appunto quelli AFA per la fascia giovanile che va appunto dall'adolescenza fino ai 30 anni, cioè non lo so, quindi un'attività, sia i corsi pensati apposta per i giovani che non vogliono per forza fare qualcosa di agonistico, uno sport in particolare, sia per un livello appunto di costo per accessibile a tutti. Allora, rispondo dicendo che comunque sia la WISP è, come dicevo, un'associazione di promozione sociale, non siamo una società sportiva, quindi tante società sportive sono affiliate, perché comunque sia per fare attività anche comunque come la pallavolo, cioè la puoi fare o dentro un ente di promozione come noi, quindi amatoriale, oppure la fai in maniera agonistica con la federazione. Tante società fanno loro stesse attività e poi sono nostre affiliate, quindi fanno attività anche con noi. Come settori di attività noi facciamo un campionato di calcio che credo in Toscana sia rimasto tra quelli più grandi, perché poi gli altri territori sono molto sofferenti su questo settore. Non facciamo quello della pallavolo e le società locali partecipano ad un campionato grosso che fa la WISP di Firenze. Facciamo attività diretta per la prima volta, lo scorso anno abbiamo attivato il settore atletica leggera per sviluppare podismo e gare per i piccolissimi, perché le federazioni non pensano ai ragazzi, ai piccolini, ma vanno già sull'agonismo, e quindi per dare la possibilità alle famiglie di fare delle piccole gare sul territorio e non dover andare lontanissimo. Abbiamo iniziato sempre su questa idea di dare la possibilità di fare sport ai piccolissimi con la pallavolo, con il mini volley, perché anche su questo la federazione è un po' carente. Diciamo che andiamo a colmare quelle che sono la mancanza di attività sportive che invece le federazioni sono forti nell'offrire, perché altrimenti non avremmo grande risultato. Per quanto riguarda la nostra diretta attività, è difficile entrare e fare un'attività diretta con i ragazzi, cioè ci sono le società sportive che già lo fanno, e su questo magari abbiamo visto, lo scorso anno c'erano dei voucher, so che venivano utilizzati, ma noi non facciamo in quella fascia diretto erogazione di sport. Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Periti, prego. Mi chiedevo, visto che lo scopo vostro è comunque quello della promozione sociale dello sport, se una volta individuate quelle fasce orarie che rimangono libere perché probabilmente poco gradite alla popolazione, se potevate pensare per incentivarne l'uso e quindi incentivare comunque il fare l'attività sportiva, una sorta di last minute, per cui dalle 10 alle 11 rimane sempre vuoto, se prenoti nelle 24 ore precedenti tramite l'app, quella fascia che sappiamo statisticamente che non rimane sempre vuota, che potrebbe essere un modo per, cioè, se l'obiettivo è quello di stimolare le persone a fare più attività sportiva, forse potrebbe essere un'idea a cui pensare. Grazie. Ci penseremo, però devo dire che progetti, ora ci vorrebbe un'ulteriore ora per dire tutto quello che facciamo, ma progetti nel sociale ne facciamo tanti e spesso utilizziamo gli spazi che sono individuati come vuoti. A breve parte, lo abbiamo presentato sabato scorso, un progetto con Astro e Lilith, parte un corso per 10 donne che frequentano il centro e in contemporanea i loro figli fanno attività fisica per riattivare, diciamo, la famiglia nello stesso momento con corsi diversi. E abbiamo ovviamente scelto un posto, un orario che non era diciamo già statisticamente riempito. L'importante è che comunque riuscite, che alla fine non si spreca nulla. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi?
Bene, a questo punto invito tutti i relatori a venire a sedere qua. C'è nessun altro? Prego. Grazie, arrivederci, è stato un piacere. Io darei la parola ai relatori in ordine di arrivo, quindi passerei a Maurizio Bottoni, responsabile nazionale associazione ASI, settore fitness e wellness. Prego, grazie. Grazie, grazie. Intanto grazie alla Commissione, grazie a Jacopo. Intanto mi presento, buonasera a tutti, sono Maurizio Bottoni. Duplice veste perché sono qui come titolare dei centri fitness Link, insomma, che sono presenti sul territorio. Come sentite dalla parlata sono extracomunitario, sono lombardo ormai da 20 anni trapiantato in Toscana, quindi insomma, le strutture di Empoli, di Vinci e di Gambassi in termini di attività di palestra. In più rappresento ormai da quasi 20 anni ASI, che è un altro ente di promozione sportiva dei 14 che fa parte del CONI, nello specifico del settore fitness e wellness, quindi ne sono il dirigente nazionale, lo sviluppo, quindi su tutto il territorio. Raccolgo volentieri l'invito di stasera, più che mettermi a disposizione non posso fare, quindi vi seguo un po' sulle iniziative, vi porto solo due numeri di riferimento, ma giusto per metterli sul tavolo, insomma ASI ad oggi è il secondo ente di promozione sportiva in termini di associazioni e il primo in termini di associati, quindi facciamo un'azione abbastanza importante di cultura da un punto di vista di promozione sociale, da un punto di vista ovviamente dell'associativismo sportivo, su tutti quelli che possono essere gli ambiti di azione dello sport. Negli ultimi anni il mondo del fitness è cambiato e cambierà ancora, quindi nei prossimi 5 anni vedremo uno scenario completamente diverso. Ci sarà un avvicinamento da parte di grosse catene internazionali che arriveranno, aumenteranno per forza di cose la penetrazione sul mercato, scusate adesso non voglio andare troppo nei tecnicismi, ma vi basti sapere che sono ormai 25 anni che per penetrazione intendo il numero, le percentuali di persone che frequentano regolarmente centri fitness è stabile sull'8-9%. L'arrivo di altre tipologie di strutture, quindi con un accesso un po' più facile dal punto di vista economico a fronte di una riduzione dei servizi, ha permesso ad un'utenza, soprattutto giovane, di potersi avvicinare e iniziare attività e poi rimanere in quelle realtà o cambiare, spostarsi laddove eventualmente il servizio non fosse adeguato a quelle che sono le aspettative. Vi do un altro riferimento, in Inghilterra questo avvento di queste catene negli ultimi 10 anni ha cambiato dall'8-9% di penetrazione fino al 18%. Tenete conto anche che in Norvegia abbiamo una penetrazione del 22%, vorrebbe dire che insomma, 2 persone su 10 frequentano regolarmente e fanno attività sportiva all'interno dei centri fitness. Questo avrebbe un impatto sulla riduzione del costo della salute a livello nazionale importantissimo. Però vediamo la proposta di legge della Sbrollini che è attualmente al vaglio del Parlamento e del Governo, come va avanti, ci auguriamo, insomma, quindi non so se siete al corrente, ma la prescrizione dell'attività sportiva da parte dei medici di base, speriamo che vada avanti, non credo che cambierà culturalmente e velocemente l'approccio, però è un inizio, quindi ben disponibile. Ben volentieri sono qui per collaborare laddove posso. Le difficoltà delle strutture le conosco perché ovviamente gli impianti sportivi è sempre difficile andare a posizionare. Per quanto mi riguarda con le mie attività abbiamo ospitato anche nel periodo Covid realtà sportive di Cerreto piuttosto che di Empoli per quanto riguarda ospitarli perché erano in difficoltà con palazzetti chiusi e quant'altro. Continuiamo a farlo. Attività all'aperto è un altro asset secondo me molto importante, insomma. Parco Serravalle si presterebbe benissimo a fare tutta una serie di attività. Non mi voglio dilungare, era solo per darvi un attimino due riferimenti, poi vi seguo, vi do tutta la mia massima disponibilità, pronto a collaborare e dare il mio contributo. Grazie mille. Grazie, ci sono interventi?
Passerei allora al prossimo relatore, Davide Fabrizi, gestore della palestra dell'Intifada. Prego. Buonasera a tutti, io sono Davide, sono qui come rappresentante della palestra autogestita del CSA Intifada. Ringrazio tutti per l'invito, ci hanno invitato a raccontare la nostra esperienza come palestra popolare, visto che si parlava di appunto sport sociale. La nostra esperienza di sport popolare nasce nel marzo del 2022. È un progetto nato dall'incontro tra l'esigenza, diciamo, che sentivamo di proporre qualcosa, un'iniziativa che fosse di sport popolare slegato dalle logiche di profitto, quindi abbiamo deciso di aprire dei corsi completamente gratuiti, anche con grandi difficoltà talvolta perché siamo completamente autofinanziati e abbiamo preso degli allenatori a cui, diciamo, diamo un rimborso spese per garantire un servizio all'altezza. Questa iniziativa noi la sosteniamo, come tutte le spese del centro sociale CSA Intifada, con degli eventi di autofinanziamento. Ora, noi abbiamo la fortuna di avere l'ambiente del centro sociale, ci ospita, quindi ci consente di organizzare feste e cene per finanziare tutto, e siamo subito entrati a far parte di una rete di palestre popolari a livello nazionale, quindi noi siamo la prima esperienza di sport popolare, a quanto ne sappiamo, sul territorio empolese, però a livello nazionale ci sono tante realtà come le nostre che cercano di portare avanti di offrire un servizio di accessibilità allo sport per tutti. Però magari l'unico problema che si trova in tutte le realtà di sport popolare è che sono tutte all'interno di strutture, sono centri sociali occupati oppure cose prese, scusate, o fondi presi in affitto, quindi dicevo, quindi strutture che solitamente hanno anche dei problemi strutturali, sono fatiscenti, e le associazioni che all'interno dei centri sociali, come noi, fanno fatica a sostenere le spese delle bollette, delle spese vive, diciamo, non riescono a sopperire ai bisogni di mantenere come struttura un palazzo, delle stanze, dei fondi commerciali e robe del genere. Noi per esempio veniamo qui a portarvi anche l'esperienza che abbiamo fatto all'estero, partecipando a un evento di palestre popolari, di una palestra popolare di Bruxelles che ci ha invitato, che è una palestra che fa parte della nostra rete, e partecipando a questi eventi, parlando ai ragazzi francesi e ragazzi di Bruxelles, a questo evento erano presenti tutte le palestre del Belgio e della Francia, tutte le palestre popolari. Abbiamo appreso che per esempio in Belgio e in Francia ci sono palestre, vengono dette comunali, che sono gestite da associazioni come noi, sono completamente autogestite, però sono in strutture comunali o statali e sono sostenute anche economicamente dal comune, e si parla di uno per frequentare queste palestre paga una quota di 40 euro l'anno, cioè qui siamo sui 40-50 euro in mese, quando va bene, nei casi in cui si paga meno. È un bel divario come accessibilità allo sport, secondo me. Quindi noi pensiamo che le iniziative come le nostre debbano essere supportate il più possibile dalle istituzioni. Niente, poi non ho altro da dire, se c'è qualche domanda volentieri rispondo. Interventi? Consigliere Masi, prego.
Sì, grazie. Io volevo ricordare poi i proponenti, diciamo, della mozione, no, non sono in aula, però questa commissione c'è, cioè, perché il gruppo Centrodestra per Empoli, ecco, diciamo, Poggiante e Chiavacci, presentarono una mozione che chiedeva all'amministrazione di costruire una palestra popolare, cioè una palestra comunale. Poi senza specificare il tipo di gestione, ma per favorire appunto lo sport, l'attività fisica anche a chi non se lo potesse permettere. Quindi trovare o un luogo comunale o anche convenzioni con strutture già esistenti che avessero una base ISEE. Io credo che entrambe, diciamo, sia la palestra popolare Intifada, così come tutte le altre palestre private che ci sono in città, abbiano diritto di starci e fanno entrambi, diciamo, un servizio comunque alla collettività, uno in forma come si può dire privatistico, ne fa il proprio lavoro, l'altro per volontariato con, diciamo, le difficoltà che ci sono state raccontate. E quindi quella mozione non fu discussa in quel consiglio comunale perché venne chiesto di provare a approfondirla in una commissione. Io credo che, chiudo, era solo, diciamo, per provare a far capire, diciamo, il perché varie realtà come queste si stanno confrontando, l'amministrazione possa provare a incentivare tutte queste possibilità che ci sono in città e anche magari aumentarne, quello della difficoltà economica sempre maggiore e sempre più ampia, diciamo, anche a Empoli è un problema, e capire se possiamo come amministrazione mettere dei fondi a disposizione e almeno instaurare rapporti con chi gestisce delle palestre per sostenere, diciamo, chi ha più bisogno. Quindi io spero, diciamo, che poi quest'atto venga in qualche modo ripresentato anche dopo questa commissione e venga sostenuto anche dall'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Masi. Interventi, prego, consigliere Periti. Sì, io avevo una domanda. Nella realtà di Bruxelles che avete conosciuto, come avviene l'accesso alla palestra? Cioè, è normato con l'equivalente dell'ISEE nostro? E per capire poi, nel caso, secondo me sarebbe comunque importante, se riuscisse a fare dei progetti finanziati dal comune, le esperienze estere o comunque anche in altre regioni, che modalità di selezione di chi ha diritto di venirci a quel prezzo calmierato o gratuitamente, qual è questo criterio di selezione? Se c'è già delle esperienze perché sia il più equo possibile. Grazie. Allora, sinceramente, queste cose tecniche non le so. Io so che tante realtà come quella che abbiamo visto, che ha ospitato questo evento, era proprio un piano interrato di una scuola elementare. Quindi l'evento a cui abbiamo partecipato noi era addirittura stata messa a disposizione tutta la scuola per un fine settimana, però la palestra per tutto l'anno fa le sue attività nel piano interrato di questa scuola elementare e non so di preciso loro come si sono regolati dal punto di vista delle visite mediche o non so, per l'accesso degli atleti, non ve lo so dire di preciso. Però secondo noi la cosa fondamentale quando abbiamo sentito parlare della proposta di un consigliere di Fratelli d'Italia, mi sembra, di una palestra sociale, pensiamo che l'ennesima iniziativa calata dall'alto, anche se è una palestra e la chiami sociale, non funzioni. La nostra funziona perché è una realtà che viene dal basso, è autogestita, è costruita insieme ai ragazzi che vengono ad allenarsi, prende tutta un'altra forma e funziona di più perché tutti partecipano all'attività, all'organizzazione del posto. Non penso che funzionerebbe lo stesso se fosse anche un'iniziativa promossa dal comune a basso costo. Cioè, all'interno del centro sociale, intorno alla palestra popolare, si sta riformando una comunità
che ha come punto in comune lo sport, che è una cosa fondamentale. Questa è la novità anche che ci ha fatto piacere a noi e che sta facendo rivivere anche il centro sociale. Quindi pensiamo che iniziative del genere possano fare bene anche se ne spuntano fuori altri, intendo di sport popolare. Non so se ci sono altre domande, questi dettagli tecnici purtroppo non vi posso rispondere. Grazie, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Sciolli. A me è più una curiosità di capire, mi piace molto quello, intanto ringrazio tutti degli interventi, mi piace molto quello che stai raccontando sulla palestra popolare, lo spirito con cui nasce ed anche quello che, come si alimenta, cioè vive di vita propria senza bisogno di... E ti chiedevo quante persone partecipano, che tipi di corsi fate, mi pare di capire che non è 20 anni, cioè dal 2000 che hai detto 22, per cui siete giovanissimi. E che cosa è successo in questi ultimi 2 anni, cioè come si è sviluppata? Allora, noi abbiamo aperto con un corso di box che abbiamo aperto grazie al nostro allenatore, abbiamo conosciuto mentre stavamo reperendo un po' di materiale per aprire la palestra. Dopo un evento dato finanziamento si è fatto un fondo cassa con cui abbiamo cominciato a prendere un po' di materiale per iniziare i corsi. E il nostro allenatore infatti è uno di quelli che ci ha venduto un po' di tappetino di tatami dove ci si allena. E quindi abbiamo al momento un corso di pugilato e un corso di autodifesa, che sarebbe jiu-jitsu tradizionale sotto forma di difesa da aggressione. E in 2 giorni a settimana, ogni corso, per esempio pugilato ora è martedì e giovedì, e l'altro corso si sposta di giorni perché l'allenatore fa i turni, quindi cambia da settimana in settimana. Prego, Ciolli. Chi volesse avvicinarsi alla box o al jiu-jitsu, si dice così, che cosa deve fare? Di solito ci contattano perché comunque i nostri numeri sono in giro su volantini o sulle pagine social e gli si dice giorni. Comunque basta venire lì con un abbigliamento per l'allenamento nei giorni stabiliti e si allena insieme a noi. Grazie, io avrei una domanda. La struttura in cui adesso operate ritenete sufficiente per il numero di persone che vi partecipano oppure no? Allora, sarebbe sufficiente se fosse però adibita soltanto alla palestra. Noi ci siamo uno spazio è polivalente praticamente in cui ci si fa la palestra e poi quando si è finita la palestra si smonta la palestra e ci si fa il concerto che autofinanzia la palestra. Quindi siamo un po' di difficoltà in quel senso lì. Fosse uno spazio solo dedicato alla palestra sì, sarebbe sufficiente, diciamo. Grazie. Altri interventi? Allora darei la parola all'ultimo relatore, Iuri Stabile. Trovo un attimo la scheda. Coordinatore delle attività di social sport del centro socio-educativo Giovani di Avane, gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Prego. Intanto vediamo se funziona tutto. Funziona tutto. Allora, vi racconto un po' quello che abbiamo fatto ad Avane, precisamente nel centro giovani. Alcune facce le conosco, quindi non mi prometto di allungarmi troppo, però secondo me può essere uno spunto di riflessione da fare insieme. 11 anni fa abbiamo visto un programma televisivo che parlava di calcio, a quel tempo era molto famoso, ora se ne sente parlare un po' meno, che si chiamava Dribbling,
parlava del calcio sociale e quindi parlava di lo sport forse più amato in Italia e che riusciva a mettere insieme tutte le diversità. Tutte vuol dire tutte, quindi persone dai 10 ai 90 anni. Veniva fatto a Corviale, che è un quartiere particolare d'Italia, detto il Serpentone, il palazzo più lungo d'Europa, è un chilometro di case popolari, insomma una situazione molto difficile. Noi abbiamo preso un pulmino e insieme a dei ragazzi del centro giovani siamo andati a capire cos'era questa attività, che sinceramente mi incuriosiva molto perché all'interno del centro giovani c'erano molti ragazzi che volevano giocare a calcio, ma per varie ragioni non riuscivano a farlo, perché il calcio, come tanti sport, è molto bello, ma a un certo punto inizia a diventare un po' selettivo. Ci piace poco questa parola, però è la amara realtà. Nel senso, chi è un po' più bravo va avanti, chi è meno bravo in qualche modo si trova una categoria, se non si trova la categoria a un certo punto ti viene fatto capire, non ti viene detto, o ti viene detto, ma insomma. E molti ragazzi che frequentavano avevano questa difficoltà, anche per ragioni proprio caratteriali, perché bisogna stare a un certo passo per andare avanti, dai, io direi 12-13 anni, forse qualcuno potrebbe smentirmi andando più indietro. E quindi siamo andati a vedere questa attività, effettivamente metteva tutti dentro, di tutte le età, mettendo a ognuno un coefficiente tecnico, con una giuria, una commissione, scusate, e aveva un campionato con 500 iscritti. Quindi ho detto, cavolo, qui fanno una cosa meravigliosa, perché mettono insieme anche ragazzi con difficoltà, con disabilità, insieme a altre persone, ragazzi hanno un ragazzo down che può giocare tranquillamente insieme agli altri e tutti fanno squadra insieme. Addirittura tre partite in campo, una partita fuori. La partita fuori era un'attività per la comunità che faceva più punti del campionato. Insomma, secondo me è stato per noi almeno una visione entusiasmante. Infatti è 11 anni che portiamo avanti questa cosa ad Avane, con secondo me una serie di risultati che ci hanno veramente galvanizzato all'interno del centro giovani. Noi abbiamo tante persone che giocano, facciamo due volte la settimana e sotto le 40 persone non ci siamo mai, quindi non sono poche in un campo a 7 contro 7, quindi è un po' complicato a volte la gestione, però è molto divertente. E ci sono tutte le età, quindi vuol dire che ci sono dei bambini che giocano insieme ai babbi, che giocano insieme alle mamme, che giocano insieme a dei nonni, attraverso delle regole diverse. E le regole semplici che ci hanno messo da Corviale, che hanno costituito ormai 15 anni fa, limitavano l'agonismo, che è un tema anche questo nello sport gigantesco. Quindi non si può fare più di 3 gol a testa, il rigore viene tirato dalla persona che ha meno possibilità di far gol, molto banale, che mi fa sorridere, tanto lo so, ormai dopo 11 anni lo racconto, lo so, però secondo me è centrale, perché noi nel calcio diamo la cosa più importante, naturalmente il rigore, a quello che siamo sicuri che non lo sbaglia, giusto? Giusto. Quindi andare a farlo battere invece al ragazzo che ha una disabilità e che chiaramente non farà gol, chiaramente, è proprio chiaro, e accettare questo è un passaggio culturale non da poco. Secondo me non da poco per i giovani che stanno crescendo. Quindi secondo me questa cosa poteva funzionare. Poi un altro passaggio importante, non c'è l'arbitro. C'è l'arbitro, vabbè, questo un po' ora negli ultimi 6-7 anni nel calcio questa cosa funziona, l'autoarbitraggio, hanno iniziato a trovare degli escamotage che compongono questo, perché quelli che stavano fuori l'avevano sempre con l'arbitro, dovevano trovare qualcosa per togliere questo. Però io ho messo un altro pezzo che poi l'hanno sposato in tutta Italia, ora siamo a un pezzettino importante, 8 posti in Italia, 4 posti in Europa, che hanno scelto questa idea del calcio sociale, che c'è a Torino, c'è a Roma, c'è a Napoli, a Scampia, c'è il quartiere Zen di Palermo, c'è a Monopoli in Puglia e c'è a Carzoli in Abruzzo. Fra l'altro a Torino viene fatto nelle case confiscate alla mafia da Libera. Ognuno ha ridisegnato il calcio sociale in base anche alle proprie attività che svolge e non sportive tradizionali. Non lo fanno le associazioni sportive tradizionali, non so perché, questo bisognerebbe domandarselo, io delle risposte ce l'avrei, però viene fatto sempre da realtà che nello sport ci sono ma non sono così centrali da quello. E quindi abbiamo ridisegnato queste regole, nell'arbitraggio abbiamo messo che ognuno ammette la propria responsabilità. E questo è un altro grande tema italiano, che si insegna, siamo sicuri di insegnare ai ragazzi di ammettere la propria responsabilità nel gioco? Non lo so, spesso non si passa sempre questi messaggi. E
Quindi anche questo secondo me è un altro tema importante, dove l'educatore, noi abbiamo due educatori per ogni squadra che devono tenere la linea dritta. La cosa difficilissima del calcio è che spostarsi e ritornare alle furbizie, a dire che non l'ho toccata, a dire che è stato un altro, a quello non sono stato, è un secondo e arriva subito. E quindi dobbiamo ritenere la linea sull'educazione, cosa che sembra una banalità quello che vi sto dicendo, però è difficile. E noi abbiamo queste squadre che giochiamo due volte alla settimana con queste 50-60 persone che si divertono, che giocano, forse fanno anche sport, con l'Arianna, con la WISP abbiamo fatto tanti progetti insieme, che inizialmente, non essendo un'associazione sportiva, ci domandavamo se noi facevamo sport, cioè facciamo sport o facciamo attività educativa. Non so, questo dilemma ancora un po' ce l'abbiamo. Però sicuramente anche dall'etimologia della parola sport, che parla di tempo libero, di svago, di divertimento, noi quella roba lì la facciamo. E quindi secondo me ci dobbiamo un po' riguardare tutti quando facciamo questo, rimettendo in cima quello che è lo svago, il divertimento, lo stare insieme, quello la base, poi il resto dovrebbe essere un po' a scendere. Quindi abbiamo messo insieme queste squadre miste di questi ragazzi che vengono a giocare. Pensate che alcuni giocatori vengono dalla REMS ora, la REMS lo sapete, che giocano insieme a bambini, che hanno anche reati importanti. Quindi mettere insieme tanti pezzi, o dal CERT, dalle messe alla prova, o da lavori di pubblica utilità, o anche semplicemente perché vogliono giocare a calcio. Perché tanti, un'indagine che ho letto non tanto tempo fa, parlava di un campione di tantissimi giovani, gli hanno chiesto cosa vogliono diventare nello sport, se volevano diventare campioni. Te vuoi diventare un campione? Quindi questa domanda banale che noi pensiamo, meno io quando ho visto questo articolo su Vita, credevo fosse banale la risposta. E il 97% ha detto no, io voglio giocare. Ecco, se tutti vogliono giocare, divertirsi, e questa è la base su cui si vuole aggregare il nostro tessuto, insomma, di persone, mettiamolo prima al centro quello e un po' meno la parte agonistica, che poi a volte ci toglie tutto. Io spesso tolgo anche il risultato, perché anche il risultato ci porta poi a non far giocare casomai chi ha più difficoltà. Se invece questa cosa la ribaltiamo, mettiamo al centro la persona e tutti si sentono importanti, tutti devono uscire da quel campo sentendosi contenti, perché poi piace a tutti giocare e non tocca mai palla, non so se vi piace, penso non calma a nessuno. Quindi se invece tutti si sentono importanti, come giocare a calcio è un po' un sinonimo, se lo vogliamo, anche della nostra società, delle nostre attività che facciamo, tutti vogliamo sentirsi importanti. Se non lo facciamo e mettiamo un'altra cosa importante, non c'è la panchina, non è prevista, non si può mettere, un altro tema importante, non c'è la panchina, e si può dividere le squadre in base ai partecipanti, si può giocare anche 8 contro 7, 9 contro 8, purché la partita sia in equilibrio. Se c'è 3 gol di scarto si cambiano le squadre, molto semplice. Forse qualcuno di voi si sta ricordando la piazza che giocava con gli amici con queste regole. Però se questa roba qui la costituzionalizziamo, la formalizziamo, ormai è 11 anni, non è un giorno, e la facciamo diventare un'attività dove include tutti, tutti vuol dire tutti, cioè vuol dire che i nostri ragazzi escono insieme, ragazzi con disabilità, e vanno a prenderci gelato il sabato e la domenica perché fanno parte ormai della squadra, sono un corpo unico. Io non so quanti progetti riescono a mettere insieme questa roba. Vedo tanta divisione, vedo calcio che è riuscito a creare la quinta categoria, la sesta categoria, settima categoria, in base alle le difficoltà che questi ragazzi hanno, e fa un campionato per ognuno in base alle difficoltà che hanno. Siamo sicuri di dividere tutti così? Vediamo se ci sono domande. Grazie, molto interessante. Domande, prego, Sciolli. Tanto grazie. Prima delle 1500 domande che sono venute in mente mentre lei parlava, una precisazione. Vai. Quando ha detto batte il rigore chi ha meno possibilità, ho sorriso perché ho pensato... No, ma è bello, sono contento. È geniale, e mi è venuto da sorridere. Infatti, meno male. Chiusa parentesi. Non so dove ho vissuto negli ultimi 11 anni, perché è la prima volta che sento parlare di questa cosa... E anche questo mi dispiace, perché Bene. Quello che lei ha raccontato è fantastico.
secondo me, e penso, non so quanti in questa quest'aula ne abbiano sentito parlare, e mi dispiace che l'ho preso soltanto adesso. Quindi le domande sono: dove vi allenate, quanti siete, come si fa a conoscervi, come facciamo a seguirvi, cioè, eccetera, eccetera. Vabbè. Grazie. Allora, noi facciamo queste attività due volte alla settimana al campo di Avane, quindi di fianco a dove siamo nati, al centro giovani di Avane, che è alla Vela, l'ex mercato ortofrutticolo, e di fianco abbiamo questo campo a cui, insomma, paghiamo un piccolo affitto alla polisportiva Avane Calcio e ci alleniamo il lunedì e il mercoledì. Ma quest'anno abbiamo una novità che secondo me per la nostra città è un lustro: non ci alleneremo tutte le settimane ad Avane, ma faremo un allenamento ad Avane e un allenamento a Monteboro, direttamente all'interno del centro sportivo dell'Empoli Calcio. Perché l'Empoli Calcio ci ha chiesto, cioè, guarda, io ho un gran bisogno che i miei ragazzi stiano coi tuoi, perché si devono ridimensionare, devono stare insieme ad altre diversità, perché si cresce con le diversità. E questo, ragazzi, è un tema meraviglioso. Quindi se addirittura la nostra città, la squadra di Serie A, si rende conto che c'è bisogno di stare insieme alla diversità, se lo devono rendere conto anche tutti gli altri. Quindi faremo un lunedì ad Avane e un lunedì a Monteboro. Questo inizierà a ottobre, però intanto diciamo che siamo ad Avane due giorni alla settimana. Poi inizieremo questa cosa nuova con l'Empoli, che già è iniziata lo scorso anno, perché lo scorso anno veniva un tutor con i ragazzi giovani, delle giovanili, per far crescere i loro ragazzi insieme ai nostri. E secondo me, se si vuole crescere un campione, bisogna crescerlo su tutti i profili. E soprattutto anche sul profilo umano, che fa bene a tutti, è uno scambio. Ricordiamoci, non è che vengono i campioni che forse diventeranno il nuovo giocatore di Serie A e ci deve portare il sapere. Non è detto. Ci sta che il sapere forse si può portare anche noi, non è mica detto. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Baggiani, consigliere, prego. La sportiva. Buonasera a tutti. Sentito tutti i quattro relatori, a partire da Poggi fino all'ultimo che ha espresso, si sente con passione quello che sta facendo, insomma, indubbiamente. Mi sembra una piccola riflessione vada fatta da parte di tutto il Consiglio Comunale. Tutte queste società che operano, e operano bene, operano per il sociale, che è quello che vogliamo, che ne parliamo stasera e vogliamo stimolare, bisogna che il Consiglio si prenda, il Consiglio Comunale ma e la Giunta, prenda coscienza che delle difficoltà anche economiche che subiscono queste società, a partire dai Pallaramini, delle condizioni in cui è, a volte c'è veramente dei problemi dei Pallaramini a livello di strutture. La palestra sociale ci sta dicendo che tocca pagare un affitto non indifferente per non ricevere nulla. Lo stesso in fitness penso abbia bisogno, vista la crescita, di spazi ulteriori, eccetera, eccetera. Questo bisogna prendere coscienza come Consiglio Comunale, come Giunta Comunale, come Comune di Empoli, di incentivare e di allargare quando è possibile le maglie del portafoglio per aiutare questa società il più possibile, ma non tanto il più, ma che sia proprio un qualcosa di decisivo. Non si farà, mano in tasca, e aiutare questa società se si vuole effettivamente che far vivere quella che si dice viene chiamata palestra sociale. Ho finito, grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Periti. Ringrazio tutti e quattro i relatori perché ci hanno fatto conoscere realtà diverse del nostro territorio, e credo che mi piacerebbe che la nostra amministrazione tenesse a mente alcuni aspetti che sono usciti fuori da queste relazioni, soprattutto sull'aspetto di comunità. Per la palestra antifada che per il calcio, il concetto di un gruppo di persone che ha una sorta di ideale e intorno a quello si costruisce anche l'attività sportiva e si cresce insieme, che sia attraverso un'arte marziale
e penso in realtà anche nel napoletano, di salvataggio di vite grazie alla disciplina e, e al senso dell'onore che ci può essere dietro un'arte marziale. E grazie allo sport crescere, come veniva detto, esseri umani migliori. Quindi io spero che l'amministrazione, nel tener conto di finanziamenti eccetera, non pensi solo esclusivamente a facciamo un posto dove c'è tre attrezzi gratuiti, dove con 5 euro al mese vado in palestra, ma che si mandino avanti questi progetti che hanno un riscontro di creare una comunità migliore. E spero anche che nel costruire o aiutare questi progetti si tenga anche presente che la legge nazionale non prevederebbe nessuna certificazione medica per svolgere questo tipo di attività, ma serve solo per chi si tessera a una società sportiva. Quindi tutto questo genere di attività potrebbe anche non necessitare di un aggravio economico per chi poi deve comunque venire a farlo. Quindi spero che anche questo aspetto poi venga preso in considerazione, perché lo sport non è solo salute fisica, o meglio, essendo la salute un insieme psicofisico e sociale, lo sport è salute al 100%. Grazie. Grazie, ci sono ulteriori interventi? Se posso... Prego, sentite? Assessore Mannucci, prego. Sì, intanto vorrei ringraziare i relatori, perché è stato veramente interessante. Io niente, volevo un attimino raccontare un po' quello che fa anche questa amministrazione, perché l'attenzione, cioè lo sport, tutto è socialità, nel senso che comunque è fondamentale anche ricordarsi che le realtà sportive sul territorio ce ne sono tante, e tutte le realtà in qualche modo hanno un ruolo sociale, no? Perché racchiudono ragazzi, bambini, atleti, che spesso il pomeriggio, insomma, come dico io, la mattina si va a scuola e il pomeriggio si va nelle palestre. No, volevo semplicemente dire che questa amministrazione negli anni precedenti, ma insomma, ha sempre avuto la volontà di finanziare, cioè con i voucher sportivi. Il primo anno sono nati con un finanziamento Covid, poi sono stati comunque finanziati dall'amministrazione per consentire, quelli si basano sugli ISEE, per consentire anche a chi ha difficoltà di poter avere un contributo per poter fare attività sportiva. Insomma, il lavoro anche è stato fatto dagli uffici comunali per, con tutti gli ISEE, insomma è stato un lavoro importante che ha consentito di dare il contributo. La nostra, diciamo, rete comunale è organizzata anche con le palestre scolastiche. Il pomeriggio vengono dati anche a prezzi irrisori alle società sportive, e la rete delle società sportive, l'ufficio delle palestre è veramente ampia. Ci sono, insomma, alcune palestre in cui si fanno tante attività sportive anche diverse. Ecco, insomma, volevo dire poi la palestra vuole anche dire, però ecco, per in qualche modo dire che questa amministrazione è fortemente sensibile al tema sportivo, ecco, questo e anche con azioni in qualche modo. Grazie a tutti. Chiedo scusa per il collegamento, ma non potevo fare in un altro modo. Grazie tante, c'è stato qualche secondo di interruzione della linea, ma nel complesso il discorso è stato chiaro. Ci sono okay, ulteriori sì, perché c'è qualche problema di linea, in effetti proprio un po' così, però insomma, sì, spero se che i concetti sono passati tutti, sì, è solo saltata okay. Qualche parola. Chiedo se ci sono ulteriori interventi. No, quindi io concludo ringraziando veramente di cuore tutti i relatori che sono venuti oggi, perché ci hanno permesso di conoscere delle realtà belle e insomma, approfondire questo argomento che, come vedo, insomma, è interessante e è importante anche per la comunità e per i cittadini empolesi. Io quindi chiudo la riunione della terza commissione,
alle ore 19:19. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera.